tutti, siamo qui col sindaco di Meta Perpetito, mattiniero come sempre. Allora, sindaco, ieri avete fatto un incontro molto importante per quanto riguarda gli ospedali. Che cosa vi ha detto Sosta, voi sindaci della Pignosa Sorrentina? Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a te Michele, grazie dell'occasione che ci dai sempre come Positano News. Ieri abbiamo fatto un incontro molto costruttivo con il direttore generale Gennaro Sosta. Ci sono degli impegni che lui ha messo in campo con la conclusione di due bandi per personale per il pronto soccorso, 8 posti messi a bando, hanno partecipato 12 persone, la procedura dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre. E in più è stato, analogamente, è stato predisposto un altro bando per prendere gli anestesisti. L'impegno di Sosto è, nel momento in cui termina tutta la procedura per quanto riguarda i medici per il pronto soccorso, di riaprire il pronto soccorso di Vico Equense. Per quanto riguarda per il 2022 è possibile? Per 2022 lui era possibilista che aprire il pronto soccorso a Vico Equense. Per quanto riguarda la questione degli anestesisti, come ben sapete oggi ne abbiamo 6 a Sorrento e 3 a Vico Equense. C'è un bando aperto, nelle more di questo bando ha provveduto a stipulare convenzione con altri ospedali per avere delle ore a disposizione, circa 60 ore, per cercare di tamponare questa emergenza. Noi confidiamo fortemente nell'operato del direttore generale, a cui riconosciamo una grossa capacità di sintesi, con un impegno che ha preso con tutti i sindaci di lavorare a un programma a breve, a medio e lungo termine nelle more della costruzione definitiva dell'ospedale unico. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie.